mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Riccardo Angelozzi, al quale faccio gli auguri di compleanno che erano questo 19 settembre. Il film del quale mi ha chiesto di parlare è del 1957, è Il posto delle fragole di Bergman. È uno dei film più storicizzati, più famosi del grande autore svedese, un road movie completamente in bianco e nero, con un ottimo Victor Sjöström a fare appunto Eric, questo professore di 68 anni che viene insignito a Lund di un premio importantissimo come dottore e tutto il resto, e quindi deve fare un viaggio e arrivare praticamente in questa cittadina da Stoccolma. Ha un incubo terrificante, che non vi sto a dire perché è di una bellezza, una città con le orologi che non hanno le lancette, sto carro funebre alla mano, lui che si riconosce dentro. Comunque ha questo incubo incredibile, decide di andarci in macchina con la nuora Marianne. E lì inizia il viaggio del nostro, che poi in realtà è un viaggio interiore, un viaggio alla scoperta della sua maschera, del suo essere così duro. I simbolismi ci sono sempre, ma sono chiari, le parti oniriche sono bellissime come i sogni e tutto il resto, ma restano comunque ben scolpite nello spettatore perché sono narrativamente super comprensibili subito. Quindi uno dei film più importanti di Bergman, un capolavoro incredibile che però riesce a raggiungere secondo me anche un altro tipo di pubblico, meno magari avvezzo al cinema di Bergman. Bellissima la scena in cui caricano i due ragazzi, rivede Il posto delle fragole per l'appunto, e rivede tutto il suo passato, rivede il suo rapporto con la cugina Sara di cui era innamorata ma che lo tradiva, rivede la madre. È un film difficilissimo da raccontare, on the road, un film quasi tutto sulla strada, che però nei suoi passaggi di fermo, diciamo così, racconta la vita di un uomo meravigliosamente. Lo fa con uno sguardo a dir poco lucido. Il soggetto, la sceneggiatura e la regia di Bergman sono un capolavoro, sono tutti e tre opere divise. Il soggetto è meraviglioso come partenza, la sceneggiatura ha qualcosa di miracoloso e la messa in scena della sceneggiatura, ovvero la regia e tutto ciò che riguarda i mezzi cinematografici, è a livelli di un altro pianeta. Per me questo è uno dei più bei film della storia del cinema, un film così famoso, così importante, eppure così è andato a dimenticarsi. Anche questo per le nuove generazioni è andato a dimenticare completamente, ed è un vero peccato perché questo è un grandissimo film, questa è un'opera d'arte unica, intrattiene alla stragrande, sempre che si abbia voglia di pensare sull'umanità, sulla vecchiaia, sulla morte, sulla vita, sul ripensamento della propria vita. È un film che lascia, almeno a me, sempre con luccioni e con una voglia però incredibile di vivere la vita attraverso un certo tipo di pessimismo cosmico bergmaniano. Qui si apre a un certo tipo di però ottimismo, se vogliamo dire così, verso appunto la ricerca del poter cambiare, poter essere una persona migliore e soprattutto togliersi la maschera, levarsi quel velo che abbiamo creato appunto sopra di noi esclusivamente per lenire i nostri dolori interni, per essere protetti. I pensieri del nostro Eric non scalfiscono minimamente la narrazione, ma anzi ne aggiungono ancora di più a valore. Corso d'oro al Festival di Berlino 58, io l'avrei dato tutti i premi del mondo, ma si sa, non è così che va il mondo. Questo è un film straordinario, come ho detto, un viaggio dove carica varia gente, vari passeggeri, dove ci sono fermate importantissime, le fermate della vita di ognuno. Per me che sta in capolavoro assoluto, non ho perso anche troppo a parlarne, cioè sono film talmente storicizzati che quando c'è scritto Bergman in un certo senso va visto e basta. Questo Posto delle fragole poi è forse il suo punto più alto degli anni 50, se vogliamo, ma sta di fatto che è uno dei punti più alti del cinema tutto, non annoia un minuto, è pieno zeppo di discorsi, come ho detto, da Dio alla morte, alla passione, all'amore, al tradimento, alla voglia di non maternità, alla voglia di maternità, di paternità. Un film incredibile che riflette appunto sull'esistenza umana e che ne fa arte subito cinematografica, perché il grande Bergman riesce a trasformare delle immagini meravigliose, un gusto estetico incredibile attraverso una narrazione anche a livello proprio di scrittura, forma e sostanza, qui sembrano nati insieme. Quindi per me questo è un capolavoro assoluto, Posto le fragole, il link è qui sotto Amazon. Io non è che vi consiglio di averlo, lo dovete avere, perché qui siamo di fronte veramente a un capolavoro talmente alto che è anche, ripeto, inutile dirvi che dovete per forza vederlo e per forza averlo nella vostra biblioteca personale.